Un'energia e una forza straordinaria. Un incontro avvenuto circa un anno fa, un'associazione che promuove eventi culturali e il risultato è assicurato. Tre ingredienti fondamentali che danno vita ad un piano ambizioso. La realizzazione di uno spettacolo teatrale che permetterà alle persone affette da disabilità visiva di esibirsi su un palco. Un'opportunità unica per la nascita di nuove amicizie e la creazione di una vera e propria compagnia teatrale. Ideatore del progetto, tratto dalla storia raccontata nel suo ultimo libro Non vedo l'ora, insieme ai suoi amici, il giovane fanese Luca Lebri, che ha trasformato le negatività vissute negli ultimi anni a causa della sua patologia in voglia di vivere. Un entusiasmo contagioso che Luca pone a servizio delle persone più fragili. Un viaggio toccante verso una tematica talvolta dimenticata. Com'è nata l'idea di questo progetto? L'idea è nata circa un anno fa. Ho incontrato il presidente di un'associazione culturale, il Centro Diego Fabbri di Forlì, un certo Paolo De Lorenzi, una persona squisita direi. L'ho incontrato a Cattolica, ero ad assistere ad uno spettacolo di Ale Franz e vicino alla biglietteria c'era lui, mi ha posizionato delle cuffie in testa e mi ha detto: adesso ti puoi ascoltare l'opera con l'audiodescrizione. Quindi da quel momento ci siamo sentiti telefonicamente, è stato un amore a prima vista, se così vogliamo dire, e stiamo creando questa opera teatrale che si baserà poi sul mio libro Non vedo l'ora. Un grande sogno, una vera e propria sfida per sensibilizzare sempre più persone alla disabilità. Un'idea originale che offrirà la possibilità a tutti, nessuno escluso, di seguire ed ascoltare lo spettacolo teatrale. È un'opera che praticamente focalizzerà l'attenzione sull'audiodescrizione, quindi potranno assistere allo spettacolo anche i non vedenti. E ti spiego brevemente come funziona l'audiodescrizione. Appena entri ti danno appunto queste cuffie con una scatoletta e c'è una voce parlante, una voce esterna che ti racconta quello che sta accadendo quando non ci sono i dialoghi tra i personaggi. Quindi chi ascolta riesce a capire come funziona l'opera, dove va a finire e qual è il filone da seguire. Poi ovviamente la fantasia la fa da padrona, perché non vedendo uno utilizza molto la fantasia. Quando debutterà lo spettacolo? Lo spettacolo debutterà a fine settembre a Forlì, al Festival del Buon Vivere, un evento culturale abbastanza famoso della Romagna. E quindi inizieremo lì e dovrebbe essere un progetto itinerante. Quindi inizieremo lì e poi speriamo di farci conoscere un po' anche in tutta Italia. Però per realizzare questo progetto avete bisogno dell'aiuto di tutti? Sì, allora le spese per creare un progetto del genere sono tante, perché dobbiamo comunque pagarci i corsi di recitazione, poi allo spettacolo parteciperà anche un gruppo musicale, quindi un gruppo musicale che andrà pagato. Ci sarà anche un gruppo di ballo, quindi anche questi avranno bisogno comunque di finanziamenti, e poi ci sarà tutto quello che riguarda poi la teatralità, quindi lo spettacolo, gli allestimenti, quindi ci sono delle spese non indifferenti da superare insomma. Dove si possono trovare riferimenti per aiutarvi? Sì, è molto semplice, basta andare su lucalibri.it, si apre la pagina iniziale, c'è un link per le donazioni, quindi è molto semplice. E se ci aiutate io vi ringrazio tantissimo, perché è un'opera teatrale ma apre una finestra anche al mondo della disabilità, quindi direi che è importante partecipare, quindi grazie.